Yeppa ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo. Benvenuti nel video della Team of the Week, possibili giocatori if del Team of the Week numero 25, se non sbaglio. Dunque, queste sono, secondo me, le mie prediction su chi ci potrebbe essere nel prossimo Team of the Week, che esce, come ben sapete, ogni mercoledì alle 17, dalle 17 in poi, per una settimana. Questo Team of the Week non sarà fortissimo, non sarà particolare, comunque sarà forse un po' interessante per alcuni giocatori. Comunque partiamo dal portiere che ho messo, secondo me, Alvarado, si chiama Alvarado Esteban, ha fatto reti inviolate, ed è stato nominato il migliore in campo nella vittoria per 2-0 della la AZ. Dunque per me lui sarà titolare. Poi abbiamo un difensore centrale del Crystal Palace che ha fatto un gol nella vittoria per 1-3, ovvero fuori casa, ed è stato nominato migliore in campo. Poi abbiamo il Glick ha fatto un gol, quindi per me dovrebbe esserci, perché comunque non sta giocando male Maluccio. Infatti mi sa che ha fatto circa 6 gol come difensore centrale, non è poco, quindi si meriterebbe una versione SIF, ragazzi. Poi abbiamo Gurpeggi, per lui invece ha fatto, mi sa, solo un gol, sì, un gol però decisivo, perché vince l'Atletico Bilbao per 1-0. Poi passiamo al centrocampo, partiamo con Rooney, perché ha fatto 2 gol nella vittoria del Manchester United per 2-0, scusate, ha vinto il Manchester United 2-0, mi sono confuso con un altro giocatore. Prestazione davvero super per Rooney, che sigla una doppietta, ragazzi. Poi abbiamo questo El Ghazi, l'ho messo a centrocampo perché è un'ala sostanzialmente, però potrebbe anche uscire in panchina, attenzione ragazzi. El Ghazi ha fatto un gol e un assist nella partita vinta fuori casa contro il PSV, nella partita vinta 3-1 fuori casa, ed è stato nominato il migliore in campo. Per me lui ci sarà. Poi abbiamo Pablo Piatti, ragazzi, con una splendida doppietta nella vittoria del 2-0 della sua squadra, il Valencia dovrebbe essere, non voglio sbagliarmi, io mi confondo sempre col Valencia e col Villarreal, mi confondo sempre, ma credo che sia del Valencia, sì, sicurissimo del Valencia. È stato nominato il migliore in campo, quindi ci sarà anche lui. Poi abbiamo una nostra conoscenza di casa Serie A, Felipe Anderson, con una splendida prestazione. Fa un gol e un assist nella partita vinta 3-0 dalla Lazio, partita vinta fuori casa, ed è stato nominato il migliore in campo. Prestazione davvero superba la sua, per me lui è obbligatorio che ci sia, come quest'altro tizio qui. Bueno, ragazzi, 4 gol nella partita vinta 4-2, è stato nominato il migliore in campo, e dunque non si arriva neanche che... È sicuro che esce, ragazzi, è sicuro. Se non esce questo giocatore vuol dire che la EA non ragiona con il culo. Ragiona con il culo. Abbiamo un altro attaccante, Sif Dost, 2 gol e un assist in una partita vinta 3-5 fuori casa, è stato nominato il migliore in campo. C'è un altro giocatore che è del Wolfsburg, che vedrete in panchina. Poi abbiamo Okaka Kuchka, c'è un ballottaggio, diciamo, Okaka Kuchka o Muriel. Muriel ha fatto un gol, se non erro, invece Okaka ha fatto un gol e un assist, e se è stato nominato il migliore in campo, quindi per me lui ci sarà. Sarà anche interessante provarlo, e speriamo che non costi tantissimo, ragazzi, tantissimo, mamma mia. Poi abbiamo in panchina, questi sono quelli meno probabili secondo me, partiamo da Ribéry, perché Ribéry ha fatto un gol e un assist nella partita vinta 4-1. Non è stato nominato il migliore in campo, però è stato nominato Robben. Però è già uscito Tif, non può uscire già la versione quarta, la quarta versione in forma dopo la Tif. È rarissima questa cosa, quasi impossibile. Poi abbiamo Caligiuri, 2 gol, praticamente 3-5 fuori casa dal Wolfsburg. O lui o Dost, o potrebbero esserci entrambi. Poi abbiamo Verkutr,
portiere, ha fatto un'ottima prestazione, ha parato un rigore ed è stato uno dei migliori in campo per la vittoria 3-2 fuori casa contro il Marseille, scusate la pronuncia. Poi abbiamo Lomban ha fatto un gol nel pareggio, questo gol l'ha fatto su rigore, comunque un gol per un difensore centrale non è da sottovalutare. Poi abbiamo Panchon, per me anche questo ci sarà perché comunque ha fatto 3 assist nella partita vinta 3-1 dal Crystal Palace. Palace, please. Poi Dan, suo compagno di squadra, comunque potrebbero mettere tranquillamente anche entrambi. Non è la prima volta che la EA mette due giocatori della stessa squadra, che ad esempio uscì Bayern Monaco con Müller e Götze. E quindi tutto è possibile, ragazzi. Dunque ragazzi, questo Team of the Week possibili giocatori IF numero 25 termina qui. Se vi è piaciuto non dimenticate il mi piace. Mi raccomando ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi, perché vi ricordo che giovedì ci sarà la Gero to Argentina e naturalmente ci sarà una bella sorpresina. Dunque ragazzi, non dimenticate di mettere mi piace. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.